Abbiamo con noi Luigi Isoardi, presidente dell'ente bilaterale del commercio della provincia di Cuneo. Benvenuto in frequenza. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Presidente, anche per il 2016 il fondo di sostegno costituito dagli enti bilaterali del settore commercio e turismo della provincia di Cuneo conferma il contributo per lavoratori e datori di lavoro che abbiano sostenuto spese. Ci spieghi che cosa sono questi contributi? Allora, l'ente bilaterale, sia del commercio che del turismo, hanno diverse finalità. Una di queste, che è stata data come prioritaria in questi ultimi anni, perché è già partita 2 anni fa la prima iniziativa, come sostegno al reddito sia ai datori di lavoro che ai lavoratori. I vari contributi che vengono versati si differenziano in base a 3 tipologie attualmente in vigore e che sono state confermate anche per l'anno 2016. La prima che era partita e che continua a essere sono le spese sanitarie, un contributo per le spese sanitarie dei figli in età da 0 a 6 anni, con un rimborso fino a 300 euro sia per i dipendenti e i datori di lavoro, per una volta all'anno per visite mediche specialistiche o per prestazioni di diagnostica, sempre per questi figli. Il secondo sostegno che abbiamo dato è alla maternità e alla genitorialità, ossia quando viene prolungato il congedo parentale di almeno 3 mesi, è svolto entro il primo anno di vita del figlio, viene dato un contributo fino a 500 euro sia al datore di lavoro sia al lavoratore. La terza linea sono i contributi per mense scolastiche per i figli che frequentano la scuola dell'infanzia o la scuola elementare. Il rimborso è fino a 200 euro a lavoratori e datori di lavoro per il pagamento della mensa scolastica per figli che frequentano la scuola. Tutti questi contributi e rimborsi sono soggetti a un regolamento che si può vedere sul sito www.entibilaterali.cn.it e come primo requisito è che l'impresa, sia come datore di lavoro che per i dipendenti, sia iscritta e sia a posto con i contributi all'ente bilaterale da almeno 12 mesi. Tutto questo ci pare che sia interessante, ci tengo particolarmente che venga divulgato e recepito. È importante che sia le imprese che i lavoratori richiedano chi ha diritto a queste cose. Io non vado nei particolari per avere questo contributo, ma è abbastanza facile da ottenere, nel senso burocraticamente. L'intenzione è di inserire nuove e ulteriori forme di sostegno per i lavoratori e le imprese entro il mese di aprile, non è vero? Sì, certamente, noi non ci fermiamo qui. Ogni anno inseriamo un nuovo capitolo e un nuovo contributo. Naturalmente ogni iniziativa che facciamo deve essere sostenuta da un certo fondo. Perciò noi bisogna che valutiamo anche le iniziative in base ai fondi che abbiamo disponibili. Però, come dico, oggi come oggi abbiamo fondi, abbiamo la disponibilità. Chiediamo solo che le persone usufruiscano di questa cosa, che addirittura usufruisca di questi contributi. Ringraziamo Luigi Isoardi, presidente dell'ente bilaterale del commercio della provincia di Cuneo. Le auguriamo un buon lavoro. Grazie anche a voi tutti.